Presidente, partiamo da una battuta che abbiamo sentito. Doveva essere in Romania quest'oggi, e invece è qui, in Romania per affari, per prendere il nuovo Mitriza. No, doveva essere in Romania con un nostro collaboratore, perché dovevamo parlare per alcuni giocatori con un club importante. Però abbiamo rimandato di una settimana proprio per partecipare, perché Nella ci teneva molto che io ci fossi. È un nuovo talento alla Mitriza, appunto? Ma noi siamo sempre alla ricerca di talenti, e la nostra continuità può essere data solo da questo, quindi abbiamo bisogno di investire in nuovi talenti, aspettarli, farli crescere e poi magari fargli fare un'annata buona col Pescara e poi venderli. Alla Spezia lo scorso anno una delle prestazioni peggiori del campionato con Zeman, ora si andrà lì da primi della classe e con un ex come Marino che vi aspetterà. Sì, sì, una partita importante tra due squadre che stanno facendo, secondo me, molto meglio del previsto, perché anche lo Spezia non credo che sia partito per essere lì, anzi quest'anno era partito con veramente affari più spenti del Pescara, e invece l'ottimo lavoro del mister con la qualità dei ragazzi che ha sta facendo un campionato brillante come il nostro. È presto per parlare di Serie A? Ma io non parlo proprio di Serie A, perché questa è una squadra che non è stata costruita per andare in Serie A, è stata costruita per fare un campionato dignitoso, per cercare di mettere in mostra i tanti ragazzi giovani che abbiamo di proprietà, ed è chiaro che quando hai ragazzi giovani bravi può succedere quello che è successo fino a oggi, che magari ti possa ritrovare primo in classifica, però abbiamo fatto 7 partite e questo non conta nulla.